Che stavolta ho creduto che fosse impossibile. Vamos a bailar esta vita loca. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Direttamente da Linate, da Viale Forlanini. Diamo un po' di attivismo oggi, dai Vila, dai! Notizie sorprendenti perché si parla di Adrien Rabiot al Milan, che nonostante sia l'ennesimo doppione dei 100 incursori box to box che abbiamo, comunque un giocatore di caratura, di esperienza, cosa che a noi serve come il pane, di conseguenza sarebbe veramente buono. Però, vi dico la verità, mi sembra molto difficile. Io pensavo fosse completamente fake, tipo Lukaku. Cioè, Lukaku per me è completamente fake. Nel senso che, no, il Milan lo prenderebbe in prestito, gratuito, con metà ingaggio pagato dal Chelsea, solo che il Chelsea vuole 37 milioni. Senza considerare che nel caso ci fosse il prestito gratuito, lui va a Napoli da Conte, anche come terza scelta, tanto con Conte sa che gioca. Quindi, per me, Lukaku, casa Lukaku, come dice l'amico Rinaldo Morelli, è completamente per me, poi posso sbagliare perché poi mi dicono tu dicevi che era fake e invece è arrivato Lukaku, le tue fonti. No, non sto dicendo di fonti, sto dicendo per me, però la gente è italiano, cioè la gente, quei due o tre haters non capiscono l'italiano, per me, però vediamo, non so nulla. Per quanto riguarda Rabiot, mi sorprenderebbe, ragazzi, io la vedo una situazione non come quella di Lukaku, perché comunque non devi pagare niente, nel senso che è gratuito, il giocatore va a zero, gli devi solo pagare l'ingaggio e le commissioni che non so adesso quanto chiede mamma Veronique, però sono sicuramente meno di quelle di Zirze, di conseguenza non so quanto chiede, considerando che lo prendi a zero. La cosa che mi sorprende è che la Juve, si dice, gli esperti di mercato, non io, io faccio intrattenimento, gli esperti di mercato mi dicono che la Juve ha già offerto un contratto da 7,5. La Juve ha già offerto un contratto da 7,5. Non è che la Juve gli ha detto ti diamo 4 banane, gli offrono 7,5. Che ricordo a tutti che nemmeno il nostro top player, il nostro campione, la nostra stella, Leao, voi ridete, io vi capisco che ridete, però nella testa di Jerry questo è, cioè voi non l'avete capito, nella testa di Jerry noi abbiamo la nostra stella, perché ogni squadra nella sua testa, no? Ha una stella, per cui la gente va perché c'è la stella, no? Un po' come l'NBA. Allora, loro, nella sua testa, noi abbiamo Leao e lui è la stella. Cioè, c'è la stella. Una volta che c'è la stella, gli altri si possono vedere. Non vendi la stella, ma gli altri li vendi, no? Purtroppo loro pensano così. Neanche la nostra stella che brilla, neanche lui prende 7,5, perché prende 7 più 2 di bonus, quindi nemmeno lui prende 7,5. E noi cosa facciamo? Cosa facciamo? Glieli diamo a Rabiot. Glieli diamo a Rabiot. Ma che fantasia! Voglio proprio vedere che glieli diamo a Rabiot, perché poi giustamente arriva Maignan, arriva Teo, oh, gli stai dandoli a Rabiot, alla fighetta Rabiot, e non li dai a noi, e non ce li dai a noi, e li vogliamo anche noi. Quindi la vedo molto 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 difficile. Però oggi notizia
il Milan offre per Rabiot, ci credo a questa notizia, a differenza di quella di Lukaku, perché come vi dico da un po', Chicco è disattivatore, Chicco in calo di visual, perché così si chiama Chicco, Chicco precipitazione visual, chiamiamolo Chicco precipitazione visual, perché le visual sono in totale precipitazione, però fa dei video, ragazzi, che da spaccare il telefono, talmente dice cazzate. Continua a parlare di Rabiot. È 3-4 giorni che parla di Rabiot, quindi qualcosa c'è. Qualcosa c'è, la proposta del Milan evidentemente c'è. Molto probabilmente ci stanno usando per far alzare il più possibile l'offerta della Juve. Perché quanto possiamo offrire più della Juve? Cioè, metti pure che tu hai offerto i 7,5, che già ci credo poco, perché secondo me gli hai offerto 7, però coi bonus. Metti pure che tu gli hai fatto la stessa proposta, già andrebbe a prendere come Leao e sarebbe un problema. Però metti pure che tu gli hai offerto quella cifra là. Quanto gli vuoi dare di commissioni a mamma Veronique? 5 milioni? E la Juve non può dare 5 milioni? Per un triennale? Che tanto 5 milioni su un triennale, 1 milione e rotti a 1 milione e 8 all'anno? Non lo so, io ci credo poco che noi abbiamo. Nonostante questo, poi lui deve anche dire: ma io vado nel progetto di Thiago Motta alla Juve, dove si torna per vincere, dove già sono lì, ho già casa lì, già c'ho tutti lì, conosco tutti lì, dove mi allena il mio amico Thiago Motta, o vado da Fussek, il migliore del mondo? Fussek è il migliore del mondo. Quindi anche con un'offerta superiore lui deve sempre scegliere tra Fussek, migliore del mondo, e Thiago Motta. Quindi sai, io la vedo molto difficile e mi sorprenderebbe parecchio, ma vorrebbe dire che perlomeno i nostri qualcosa stanno imparando, i nostri improvvisati, perché noi abbiamo una dirigenza di improvvisati, i nostri improvvisati imparano a prendere anche qualcuno a parametro zero d'esperienza. Cioè sarebbe una bella novità, non tanto a livello di gioco, tanto sarà un'annata non bella, però e abbiamo già tanti incursori, però sarebbe comunque una notizia che stanno imparando qualcosa e non sarebbe male. Ultima cosa, poi vado a chiudere il video. Generazione futuro, non so se parlarne adesso o ve ne parlo nel video di Giargia. Adesso vi faccio il video di Giargia, andatevelo a vedere per favore, compatibile mettere di Giargia, che sennò non mi sponsorizzano più, hanno detto, quindi non fate donazione così, però accattatevi le magliette di Giargia, così non date i soldi a Cardinale, va bene? Dai, vi vado a fare il video sulla Milan futuro, mamma Milan futuro, che già so che vi dà fastidio, per questo proprio vi voglio fare il video. E ci vediamo di passate di là dal canale di Giargia, iscrivetevi, guardatevi le pubblicità, fate un po' quello che volete, dai. Fate quello che volete, estate, è uscito il sole, estate! Ci vediamo dopo, ciao belli.